Bonzi, sono Massimiliano Galini e mi occupo di cultura e di promozione del territorio nel comune di Finale Emilia e sono anche vicepresidente del Consorzio Europeo di Evocazioni Storiche. Grazie di concedermi questi brevissimi momenti che non vorrei sprecare. Innanzitutto volevo dire che, per dare un piccolo esempio, nella mia città, che sapete è stata fortemente colpita dal sisma 2012 e che attraverso la rievocazione storica a vari livelli ha concretamente riattivato la frequentazione del centro storico praticamente dopo pochi mesi dal sisma 2012. Sono qui però anche per porre alla platea degli argomenti che hanno rilevanza nazionale. Io fino adesso ho sentito parlare di intenti magnifici, ho sentito parlare di una collaborazione che io per primo auspico, perché mi occupo di queste cose da più di 20 anni e vorrei veramente che tutta l'Italia, che si occupa di evocazioni storiche, di rievocazioni, di Livingstone, di Renaissance, di tutte quelle accezioni che compongono questo meraviglioso mondo, possano insieme portare alla valorizzazione a livello nazionale di tutte queste cose. Ho sentito parlare di musei nel rapporto con la rievocazione storica. Ho gestito qualche giorno fa un convegno al Salone del Restauro con le autorità dell'Emilia Romagna, ma anche con il direttore di Palazzo Ducale di Mantova, con i musei provinciali a provincia di Trento, che da anni utilizzano questi rapporti con i rievocatori storici per la valorizzazione, la conoscenza e la tutela del patrimonio storico e culturale. È un tema fondamentale, che però non può esimerci dal confronto di problematiche. Non si può parlare solo di commissioni cultura, a mio avviso. Si deve parlare di commissioni cultura, commissioni turismo, ma soprattutto di commissione armi del Ministero dell'Interno. Il mondo della rievocazione storica, qualunque esso sia, ha sempre a che fare con l'utilizzo di riproduzioni di armi antiche, storiche e anche armi moderne. Sappiamo, è stato detto più volte questa mattina, che la rievocazione storica parte da quando è nato l'uomo e finisce 50 anni fa, se vogliamo essere precisi, e avvicinarci ai canoni usati dal Ministero dei Beni Culturali. Il ministro Franceschini, alla Salone del Restauro, qualche giorno fa, ha parlato di tutela del patrimonio museale italiano. La rievocazione storica, attraverso l'azione dei rievocatori, che devono però essere riformati, attraverso la riproduzione dei manufatti che possono trasformare un museo in un museo da toccare. Ho sentito bellissimi esempi che già esistono in Italia, però sono ancora poco conosciuti, perché questa disciplina è una disciplina che dovrebbe essere innanzitutto dal mondo dei rievocatori promossa con più attenzione. C'è però il problema delle armi, che è un problema che va affrontato. Io lo pongo qui in maniera, come amministratore pubblico, perché quando gli amministratori si devono confrontare con le forze dell'ordine, con chi è preposto alla tutela e al rispetto delle leggi italiane, si trova ad affrontare buchi normativi che sono problematici, soprattutto nel mondo delle armi da fuoco, ma anche nel mondo della rievocazione storica medievale e dell'età antica. Per cui propongo a questo bellissimo tavolo di lavoro di pensare ad iniziare un percorso condiviso che ci possa portare a rapportarci con le istituzioni nazionali per risolvere problemi che fino adesso, essendo in Italia, sono sempre stati lasciati un po' ai singoli casi, alla decisione del questore, del prefetto, del comandante della stazione dei carabinieri o del sindaco locale, ma che sono problemi che vanno affrontati e portati avanti per avere finalmente un testo unico di pubblica sicurezza che ci consenta in tutta tranquillità di portare avanti le nostre attività. Concludo dicendo che le leggi regionali e la futura, speriamo presto, legge nazionale dovrebbero tener conto non solo delle importantissime manifestazioni storiche che, come è stato detto, sono veicolo aggregativo, associativo di promozione del territorio, ma dovrebbero andare anche in qualche misura incontro alle esigenze dei gruppi storici, di coloro che poi la Livingstone e il Renaissance lo fanno veramente, quelli che fanno ricerca, quelli che applicano la filologia nella ricostruzione dei manufatti, quelli che cercano di riproporre delle situazioni verosimili. Siamo nel 2016, non è facile ambientare in qualsiasi posto una rievocazione storica, ma è possibile, soprattutto nel confronto con la valorizzazione dei beni culturali, siano castelli, siano palazzi, siano centri storici,
portare degli ottimi esempi di ricerca storica applicata. Per cui credo sia importante che anche nei testi delle leggi regionali e della legge nazionale venga tenuto conto dei gruppi di rievocazione storica. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro un buon lavoro.